L'inventore scienziato miliardario Tony Stark, meglio noto come Iron Man, sta presentando l'annuale Star Expo. Scienziati provenienti da ogni parte del mondo si sono radunati nei suoi uffici di New York per presentare le loro ultime invenzioni e l'occasione per spiegare alla comunità scientifica i loro progetti. Tony non è solo. Insieme a lui ci sono gli Avengers. Tutte quelle tecnologie radunate in un solo luogo potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno malintenzionato e il miliardario vuole essere sicuro che nessuno degli scienziati o delle loro invenzioni finisca nelle mani sbagliate. Con la collaborazione di tutte queste menti brillanti, so che possiamo rendere il mondo un posto migliore. E pertanto desidero... All'improvviso Tony viene interrotto da una voce tonante proveniente dall'altra parte della sala. Questi scienziati e le loro invenzioni adesso appartengono ai signori del male. Gli scienziati restano senza fiato e si voltano. Dall'altra parte della sala torreggiano quattro supercriminali: il barone Zemo, Ultron, l'incantatrice e Klaue. Singolarmente sono ossi duri, ma insieme sono i maestri del male e sono quasi invincibili. Capitan America entra in azione, il supereroe attacca il barone Zemo, scagliandolo lontano con il suo indistruttibile scudo di vibranio. Tony, presto! Grida Cap. Poi, girandosi verso il resto della sua squadra, ordina: Avengers, uniti! Tony chiama a sé la sua armatura e i pezzi sfrecciano nell'aria, agganciandosi al suo corpo. Poi Iron Man non perde tempo. Attivando i repulsori, apre un buco in un muro per consentire agli scienziati di fuggire. Ma prima che lui possa avvertirli, un suono acutissimo lacera la sala. Klaue sta usando onde sonore per impedire agli scienziati di fuggire. Le onde acutissime li fanno accasciare a terra tra atroci dolori. Iron Man ha sentito abbastanza. «Sai suonare qualcos'altro?» domanda. Quindi spara un colpo con il repulsore che getta Klaue a terra, interrompendo il suono lancinante. Dall'altra parte della sala l'incantatrice si solleva in aria. Guardandosi intorno, concentra subito l'attenzione su un gruppo di scienziati spaventati. L'incantatrice scoppia a ridere. Sa che la sua magia è potente, ma con l'aiuto della tecnologia degli scienziati, nessuno potrebbe fermarla. Sollevando la mano, lancia una scarica di energia contro gli scienziati, ma i suoi poteri vengono bloccati da Thor e dal suo potente martello, il Mjolnir. L'energia rimbalza contro il martello, tornando verso l'incantatrice. «Vattene da Midgar!» grida il guerriero asgardiano. L'incantatrice ride di nuovo e crea uno scudo protettivo intorno a se stessa. Lo schermo devia l'energia, lasciandola indenne. «Mi allontanerò dalla Terra solo con questi scienziati come miei prigionieri!» sibila lei. «Non oggi!» esclama una voce alle sue spalle. «È vedova nera!» Lo scudo protettivo dell'incantatrice sarà stato efficace contro la magia, ma non può fermare la pura forza fisica. Vedova Nera sferra un pugno poderoso all'ignara criminale, mettendola al tappeto. Tolta di mezzo l'avversaria, Vedova Nera si gira per vedere in quale altro posto potrebbe essere d'aiuto. Dall'altra parte della sala gli scienziati sono bloccati da Ultron e dai suoi spaventosi robot che sbarrano le vie d'uscita. Vedova Nera prova a raggiungere il gruppo, ma ci sono troppi robot. «Occhio di Falco!» grida. Occhio di Falco afferra una speciale freccia elettrica dalla sua faretra e la scocca verso uno dei robot, mandandolo in cortocircuito. «Correte verso l'altra uscita!» ordina a gran voce agli scienziati. Tutti gli scienziati si precipitano dall'altra parte della sala, tranne uno. Il dottor Bruce Banner resta accanto a Occhio di Falco, valutando la situazione circostante. «Sai!» suggerisce Occhio di Falco mentre prende e scocca un'altra freccia. «Ci farebbe davvero comodo l'aiuto del ragazzone in questo momento!» Bruce annuisce. È un bene che quei robot lo stiano facendo arrabbiare. Concentrandosi, Bruce dà libero sfogo alla rabbia. All'improvviso le mani e i piedi cominciano a diventare più grandi, le spalle si allargano e la camicia si strappa sulla schiena. Bruce lancia un ruggito di rabbia, ma non è più Bruce, è diventato l'incredibile Hulk. «Hulk, spacca!» ringhia il Golia Verde. Con un poderoso colpo del braccio stende tre robot di Ultron. Ultron non intende perdere senza lottare. Alzando le braccia, ordina al suo esercito di robot di attaccare Hulk. Sembra che il Golia Verde sia destinato a soccombere finché Iron Man, Falcon e Thor non si gettano nella mischia.
Tu sei l'esempio perfetto di una tecnologia che si è guastata, grida Iron Man in direzione di Ultron, mentre spara una scarica dopo l'altra coi repulsori. Al contrario, io sono un esempio perfetto di tecnologia, ribatte il criminale, e mentre i suoi sgherri attaccano gli Avengers, Ultron se la svigna per riunirsi agli altri signori del male. Il barone Zemo, Ultron, Chloe e l'incantatrice si riorganizzano al centro della sala dell'Expo. Gli Avengers sono avversari formidabili, ammette il barone Zemo. Se non ci lasceranno andare via con gli scienziati, allora distruggeremo l'intero palazzo. Prepariamoci alla fuga, piazzerò gli esplosivi. Calma! Grida una voce alle loro spalle. I criminali si voltano. Con loro grande stupore vedono gli scienziati e le loro tecnologie barrare loro la strada. Non andrete da nessuna parte! Grida una voce familiare dall'altra parte della sala. È Capitan America, con al fianco gli Avengers. I supereroi e gli scienziati hanno circondato i supercriminali che, senza via di scampo, possono solo arrendersi. Dopo che lo SHIELD ha portato via i signori del male, lo Stark Expo può ricominciare e Iron Man si rivolge ai presenti. Il nostro futuro dipende dalla scienza e dalla tecnologia. E collaborando tutti insieme, come abbiamo fatto oggi, so che possiamo rendere il mondo un posto migliore. E so che gli Avengers e tutti voi saranno sempre pronti a difenderlo!